Dobbiamo oggi ripensare la parola diritti a partire soprattutto da coloro che diritti non hanno e penso ovviamente in particolare agli immigrati. Io credo che la vita dell'immigrato sia una vita a tutti gli effetti subalterna. Gli immigrati, come sappiamo, subiscono una doppia discriminazione di classe e di razza. Non possono e non hanno la resistenza, che gli operai tradizionalmente hanno e dunque a partire proprio dagli immigrati, dobbiamo ripensare il concetto stesso di diritto.